Anzi, io mi scuserò, anzi mi scuso immediatamente, mi scuserete forse perché sono arrivato tardi e vado al Gay Pride, perché mi pare che anche certe battaglie vadano fatte e dobbiamo fare. Lo so che non sono l'unico, dice qualcuno qua davanti, subito ospitale, come nostro costituzionalista, non sono l'unico, ma sono invitato. Io volevo dirvi solo due o tre cose. Il mio consiglio è ad avere più coraggio. Lo dico perché ci siamo sentiti molto soli nella vicenda del Senato, anche rispetto a una gestione democratica scandalosa che non ha nessuna giustificazione. Ci siamo sentiti molti, molto soli non soltanto verso Zanda, ma anche verso Anna Finocchiaro, verso persone la cui qualità, la cui stima dal punto di vista istituzionale nessuno di noi ha mai messo in discussione. Ci siamo sentiti molto soli e lo dico in modo plurale perché ovviamente parlo a nome per conto di un po' di persone che hanno firmato la proposta di Chiti, che peraltro non ha nemmeno sostenuto me al congresso, per cui è al di sopra di ogni sospetto, perché io temo che quella sia una matrice che si vuole adottare, che sia una scelta di colpire il dissenso, comunque l'articolazione interna, non soltanto per la vicenda del Senato, ma anche per le prossime partite che dovessero venire sulla scena della politica. Sarò troppo preoccupato, però io ho l'impressione che questo sia un campanello di allarme. Quindi ve lo chiedo proprio nell'ottica, diciamo, di ricambiare la vostra generosissima ospitalità. La seconda questione è di concentrarsi molto meno sulle formule. Io ho visto nascere, non ricordo neanche gli acronimi, area riformista credo che si chiami, poi c'è i giovani turchi che però sono renziani turchi, non turchi giovani, non lo so. C'è una grande confusione. Io credo che dovremmo prescindere dai nomi, dalla definizione delle correnti e puntare, lo diceva Gennaro in ultimo, su alcune questioni intorno alle quali ritrovarci tutti. Per quanto mi riguarda, Gianni è una persona stimabilissima, ma Pippo Civati è soltanto un nome di una battaglia congressuale che ho fatto orgogliosamente, che secondo me andava bene, ma che non voglio riproporre in nessuna chiave, se non quella di ribadire un solo punto. Il titolo dell'iniziativa di oggi è molto bello, si chiama Nutrire la democrazia. Secondo me bisogna rianimarla. La democrazia. Bisogna rianimarla perché c'è un altro 40 e rotti per cento, ma in termini assoluti, di persone che non sono andate a votare. C'è una forma di disaffezione che si rovescia poi in una grande aspettativa verso il PD e verso Renzi, che io sono il primo a riconoscere, ma che è molto emotiva e penso che l'abbiate registrato tutti. C'è un clima a sinistra per il quale, al di là dei problemi di democrazia interna e di pluralismo, su cui tornerò tra un attimo per chiudere. Io sono avvicinato da un passante che mi chiede di uscire dal PD e un altro passante mi dice di aiutare Renzi senza contraddirlo mai, neanche la Boschi. Dice tutti, devi essere sempre d'accordo. C'è un tasso di dibattito veramente molto basso e quindi su questo dobbiamo sforzarci tutti in difesa non tanto di una ragione, delle ragioni di un campo, ma secondo me proprio dell'istituzione politica, quella che cerchiamo di interpretare ciascuno con i nostri strumenti. E sul pluralismo troviamo l'occasione di qui, al prossimo autunno, magari per trovarci tutti insieme, a riflettere sul funzionamento di un partito, perché io in questo momento vi trasferisco un disagio che penso qualcun altro condividerà. Noi ci presentiamo in direzione nazionale, c'è un ordine del giorno che non è scritto, c'è una relazione che non è mai definita, c'è una maggioranza precostituita, quando non c'è si fa finta che ci sia, se qualcuno interviene viene subito apostrofato, è successo per primo proprio a Gianni, e di fatto noi su quel mandato dobbiamo votare qualsiasi cosa. Anche quando si tratta della riforma della Costituzione. Ecco, forse quando ci siamo divisi al congresso tra chi diceva il segretario non deve fare il premier, poi forse siamo stati un po' precipitosi nel mandare il segretario a fare il premier, ma non voglio riaprire delle ferite. Sto cercando di dirvi questo, che ho l'impressione che quella circolarità perfetta non sia nemmeno nelle peggiori intenzioni, diciamo, statutarie del PD. Non esiste. Non c'è spazio per una mediazione, non di accordi chissà nascosti, chissà dove. No, no, cioè non c'è spazio per una mediazione nemmeno pubblica. Io sono un po' preoccupato, più che altro perché quando non c'è l'agibilità poi le persone stanno a casa e il rischio c'è che anche il PD si impoverisca nel momento del suo massimo successo elettorale, che è paradossale ma c'è. Quindi, forza e coraggio, io ci sono senza etichette, ci sono sulle cose con grande spirito, con grande slancio, con Stefano ad esempio ci siamo spesso confrontati recentemente, ci sono battaglie inedite anche per il nostro campo come forse la ripresa della battaglia ecologista, vedo Susanna nelle prime file, l'agricoltura, l'Expo vista da un altro punto di vista, c'è la questione dell'occupazione, stabiliamo quali sono i nostri focus, condividiamo tutto e da parte mia c'è questa proposta di Livorno che è apertissima, vedrete nel programma, è assolutamente una piazza, diciamo, per trovare strade nuove tutti insieme.
E facciamolo un po' alla svelta, però, perché non vorrei che avessimo perso di vista il motivo che ci tiene insieme, cioè, o meglio, che siamo chiamati a rispettare dei motivi che ci tengono insieme. Poi se li condividiamo, quello lo decidiamo dopo, e non è bello. Grazie di cuore.